dei derby tra Arezzo e Livorno, il primo è proprio questo del campionato Berretti, Arezzo che riceve il Livorno, poi ovviamente lunedì ci sarà il posticipo di Lega Pro con la squadra di Sottili impegnata a Livorno. Quest'oggi dunque la prima sfida tra Arezzo e Livorno del weekend per la Berretti di Elvis Abruscato. Arriva Rampelli, ruba palla, ancora Rampelli, limite, ancora una serie di slalom, Rampelli, buona questa azione prolungata, ancora Rampelli, se ne va, parte il cross sul secondo palo, Fiorindi al volo! E l'Arezzo passa in vantaggio! È riuscito Fiorindi a risolvere su questo traversone da sinistra. L'Arezzo dunque riesce a passare in vantaggio con Fiorindi. Prima rischioso, errore, attenzione al lancio, c'è tutto solo Bartolini che pareggia! Ha pareggiato il Livorno con Bartolini al 23esimo, il pari della squadra di Nappi. E qui l'Arezzo che è stato un po' ingenuo perché tutto è nato da un disimpegno errato della difesa sul quale poi è partito il pallone. Stavano scattando Folignani e Bartolini che ha trovato il pallone alla sinistra di Garbinesi. Attenzione, ha rubato palla qui l'Arezzo con Xuan, Fiorindi, Xuan ancora, la ridà Fiorindi, col destro la schiaccia e la palla va in rete per il 2-1, l'Arezzo ripassa in vantaggio, la doppietta di Fiorindi, gran merito però è stato anche di Xuan che ha fraseggiato con lui, poi il tiro un po' sporco, ma vincente. Avevo chiesto ai ragazzi una partita di maturità, una partita con un avversario comunque del nostro livello e i ragazzi sono riusciti a fare buone cose ma a tratti, quindi questa cosa qua non è una cosa che non mi piace, voglio che i ragazzi tirino fuori, anche se hanno un 5% da darmi, voglio che tirino fuori tutto, non che non me l'abbiano dato, è che devono iniziare a comprendere che questo è un gioco, è vero, ma c'è è un gioco attorno al quale c'è una crescita umana, c'è una crescita di mentalità, c'è una crescita di insomma su tutti i punti di vista, che non è solo sportiva. Quindi voglio questo, voglio vedere più continuità, voglio vedere più determinazione, soprattutto nella gestione dell'emotività durante le partite, perché non possiamo farci trascinare dagli eventi o dalle situazioni o dall'avversario. Abbiamo dei principi di gioco, abbiamo una mentalità, dobbiamo portarla avanti, a prescindere da tutto quello che capita in campo. Poi è chiaro che sono ragazzi, che è da poco che siamo insieme, però io credo sempre che è meglio pigiare forte e poi vedere che cosa ne viene fuori che aspettare e aspettare. Io sono sulla pigiatura fatta bene e credo che questi ragazzi abbiano qualcosa veramente da dare in più, molto in più, ma tutti, non ce n'è un escluso, soprattutto quelli che oggi non giocano saranno magari quelli che trascineranno a fine campionato. Infatti oggi rispetto alle altre gare, no, a livello proprio di propositività è sembrata una squadra che ha fatto un po' un'involuzione rispetto alle prime due, almeno di quelle che abbiamo visto in casa. Sì, sì, ma strascichi del risultato di Prato, comunque appunto dicevo, la maturità proprio sta lì nel fatto che un risultato non può cambiare i nostri principi, soprattutto quello che sappiamo fare. E poi chiaro, ci sono delle partite dove magari riesci a sviluppare meno gioco perché l'avversario è più quadrato, più compatto, ma questo non significa che tu non hai altre armi per giocare, che sono possesso palla, abbiamo qualità tecniche, quindi io faccio in modo che, io desidero che loro imparino a risolvere le situazioni in campo da soli, senza che io debba sempre comandare, e questo è quello che è l'obiettivo, è la crescita, quindi attraverso la risoluzione dei problemi i ragazzi riusciranno anche ad affrontare altri campionati. Con Gabriele Fiorindi, protagonista di questa partita, questa doppietta, ce la racconti? Primo gol grazie all'assist di Rampelli, sono riuscito a metterla dentro, e il secondo ringrazio Joy che mi ha dato la palla vincente per siglare questa vittoria. Però in primis penso alla squadra, è importante questa vittoria e adesso pensiamo alla prossima partita. Ecco, tu sei uno dei giocatori più di fantasia di questa squadra, quello che può dare, non si sa mai cosa può accadere, anche in mezzo al campo hai fatto una pirouette che a un certo punto. No? Sì, faccio quello che mi viene in mente al momento. Senti, il mister diceva che questa sconfitta con il Prato, forse all'inizio, soprattutto il primo tempo,
tempo aveva tolto qualche sicurezza, poi nel secondo tempo siete usciti oggi. Sì, è stata una sconfitta un po' brutta, cioè il risultato è stato 4-0, è stato dura, però in settimana abbiamo lavorato insieme al mister per cercare di migliorare e penso che la partita l'ha dimostrato, soprattutto nel secondo tempo. Insieme a mister Nappi, Livorno che esce forse un po' troppo penalizzato da questa partita, 3-4 occasioni nel primo tempo e anche nella ripresa. Abbiamo fatto la nostra partita bene, abbiamo creato molto nel primo tempo, non siamo riusciti a concludere, poi ci siamo fatti due gol noi sinceramente, non si possono fare questi errori. Ormai devono capire che siamo alla Berretti, siamo un passo dalla prima squadra e certi errori non, a volte succedono perché succedono, ci mancherebbe, però bisogna lavorare per cercare di non farli perché poi vai a perdere una partita che non meritavi assolutamente perdere, anzi se concludevamo tutte le occasioni da gol, la partita, i tre punti li portavamo a casa noi, però il calcio è bello per questo anche e alla fine poi l'Arezzo ha fatto la sua partita e si è portato a casa i tre punti. Anche i giocatori sono andati alla ripresa, Camarlinghi in particolare, era stata una mossa azzeccata, no? Perché ha garantito molta spinta. È tutta la settimana non si è allenato perché ha avuto problemi di bronchite e l'ho messo al secondo tempo, ha dato il suo contributo, però ma la squadra si è mossa bene, avevamo preparato questa partita qui e l'abbiamo preparata bene, anche il gol di Bartolini è stato su un'azione giocata su un inserimento da dietro e di questo mi fa piacere, però mi dispiace perché poi alla fine i ragazzi ne soffrono, sembra così perché io soffro adesso ma domani già sto pronto per ripartire, che sabato abbiamo a Carrarese, però sono errori che devono farci crescere, se loro sono bravi crescono, altrimenti poi si ripetono in futuro lo stesso. Grazie mister.